E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti a questo nostro primo live della settimana che si apre non nel migliore dei modi, oserei dire. Ma se ci avete fatto caso, oggi sono vestito di verde, nonostante dovrei vestirmi di rosso perché il mercato è ribassista. Questo perché io comunque rimango estremamente bullish e tra poco vi spiego come mai. No, scherzi a parte, Bitcoin sì, ci ha fatto questo inciampo, questo scherzetto nel weekend che ci ha fatto gasare veramente ai massimi rompendo i 60.000 e poi ha detto no, non li rompo i 60.000, ritorno giù. E quindi insomma questo si configura, o almeno sembra, come un falso breakout. I falsi breakout, soprattutto su livelli così importanti, non sono cose belle, ecco, sono delle situazioni, delle configurazioni che di fatto vanno a mettere della pressione ribassista un po' antipatica perché, ripeto, continuare poi un trend del genere diventa un po' più difficoltoso in quanto bisogna recuperare uno step in più, un gradino in più, rischia di formarsi una punta, eccetera, eccetera, eccetera. Le cose noiose di analisi le vediamo più tardi, però io vi dico che ovviamente questa situazione non mi preoccupa, a patto che ovviamente non ci sia una propagazione poi del ribasso. E quindi oggi più che mai è importante stare attenti innanzitutto a non affrettare posizioni, non gridare buy the dip non appena c'è una mini flessione, perché siamo comunque molto vicino ai massimi e subito dopo un falso breakout. Però con un po' di attenzione, un po' di calma e di razionalità potrebbe essere una situazione molto interessante e molto utile per costruire una posizione di anche medio termine. E tra poco vediamo come. Vi ho selezionato anche due o tre notizie interessanti, come al solito, da cui partire prima di buttarci a capofitto nei grafici e nelle vostre domande, perché mi raccomando, le vostre domande sono sempre la cosa più importante in assoluto, quindi fatene tante, siate belli carichi. Però vi chiedo una cortesia: se non riesco a leggere la vostra domanda per qualche motivo strano, che c'è la chat che salta, pullula di domande, non spammatela 10 volte, piuttosto scrivetemela in privato, scrivetemela su Telegram e io vedrò come fare poi per rispondervi o in privato oppure nel live successivo se reputo che la cosa potrebbe interessare ad altri. Prima di iniziare con le notizie voglio fare un saluto perché oggi mi ha scritto una persona che ho detto no, la devo salutare per forza. Allora, una coppia in realtà, Deborah e Diego, a cui è appena nato un bimbo che si chiama Mattia. Loro sono due bitcoiner incalliti, addirittura mi ha detto che il marito ha seguito di più me che la moglie durante la gravidanza, il che è male. Però io vi saluto e vi faccio tanti auguri per il vostro bimbo e che diventi un bitcoiner. Mi raccomando, tenetegli da parte qualche satoshi perché se lo merita. Bene, ora iniziamo dritti con le notizie. La prima che vi ho condiviso su Telegram poco fa, vista l'urgenza, riguarda qualche problemino che c'è stato su PancakeSwap e Cream Finance a causa di una manomissione dei DNS. Cos'è il DNS? Allora, il DNS è quel server che sostanzialmente dà i nomi ai siti web, sta per Domain Name Service. In sostanza c'è il sito che è pancakeswap.finance, non ricordo qual è. Ecco, c'è un server che dice che pancakeswap.finance deve rimandare a una certa pagina web, ok? È stato manomesso il DNS e pertanto c'è stato un reindirizzamento del sito a un sito di phishing. E quello che accadeva, adesso non so se c'è ancora l'immagine, penso di sì, su Cream, la faceva vedere, in sostanza se uno andava su quel sito e veniva reindirizzato al sito falso, quello verso il quale il DNS era stato dirottato, adesso ve lo faccio vedere, in sostanza veniva chiesto in maniera molto, cioè, anche ben fatta, perché uno che non è molto sul pezzo ci potrebbe cascare tranquillamente.
L'avevo vista in risposta qua sotto, eccolo, infatti. Come vedete, sostanzialmente voi vi collegavate a Cream Finance, cercavate di collegare il vostro wallet e salta fuori il pop-up che dice che va un errore generico e che ci vuole la seed phrase. E caspita, uno magari non molto sgamato, alle prime armi potrebbe rischiare di metterla. Allora, io ne approfitto per dire due cose. Innanzitutto, adesso attenzione, perché il problema è in fase di risoluzione e su Cream Finance ho visto che hanno acquistato un altro dominio adesso, perché temporaneamente il dominio originale è ancora compromesso, quindi bisogna ancora fare attenzione. Eccolo, vedete, app.creamfinance.co è il nuovo dominio che hanno acquistato e che potete utilizzare in sicurezza mentre comunque finiscono di valutare la situazione sul dominio originale. Al contrario, PancakeSwap vedo che dicono che ha recuperato l'accesso al DNS, però di aspettare ancora dei loro aggiornamenti, perché di fatto potrebbe ancora esserci qualche reindirizzamento in atto, ok? Quindi mi raccomando, seguite le loro pagine Twitter ufficiali e aspettate un loro nulla osta, un loro una loro green flag per ripartire a utilizzare i domini originali. Attenzione, e ne approfitto anche per dire che qualsiasi strana situazione vi capiti per cui vi viene chiesto di inserire il vostro seed da qualche parte, non fatelo mai, cioè a meno che non sia ad esempio da MetaMask quando ripristinate un wallet, oppure da MyEther Wallet quando appunto ripristinate un wallet o cose del genere, che allora lì per forza vi chiede il seed e sarebbe meglio evitare, perché andare a mettere il seed in chiaro anche su applicazioni sicure è sempre un potenziale rischio, motivo per cui è meglio utilizzare altri metodi come l'hardware wallet eccetera, però non lo voglio trattare qui. Volevo sottolineare il fatto che non esiste nessuna applicazione DeFi, CeFi, niente che vi chieda il seed, ok? Se vi capita un prompt che vi dice inserite il seed, è phishing, quindi chiudete la pagina e statene pure alla larga. Non succede niente se non inserite il seed, quindi non abbiate paura, non vi hackerano nulla, non vi rubano nulla, però non inserite il seed, mi raccomando, ve ne prego. Poi giriamo pagina e torniamo nel fantastico mondo degli NFT, che ormai è veramente fuori controllo. Anche la DC Comics sta tenendo d'occhio il mondo NFT. E dicono, secondo un report di Gizmodos IO9, che è un blog, credo, del settore, dicono che la DC vuole entrare appunto nel mondo degli NFT in due modi: andando a creare nuovi fumetti, nuovi disegni, illustrazioni o pezzi comunque inerenti il loro mondo, oppure andando a tokenizzare magari qualche numero storico dei loro fumetti, qualche illustrazione particolarmente famosa, qualche scena, ecco, insomma ce n'è sicuramente tanto su cui lavorare, perché la DC Comics non ve la devo sicuramente presentare io. Molto bello il mondo degli NFT. Vediamo, adesso ci sto mettendo la testa un po' meglio, perché direi che ne vale la pena, sapete, io non l'ho mai capito al 100%, l'ho sempre studiato e adesso sto cercando di andare un po' più in profondità, ecco. Poi, ultima cosa, poi arrivo diretto da voi, Binance Liquid Swap. Adesso, non so se lo sapete, da un po' sui pool innovation, quelli quindi con la impermanent loss, si farma in sostanza. Quindi, oltre all'APY dato dall'interesse, c'è l'APY di farming di BNB, ok? Quindi questo è il doppio rendimento, chiamiamolo. Ecco, da stanotte a mezzanotte, quindi da domani, di fatto, arriverà anche su alcune pool stable, quindi potrebbe essere interessante. Io ovviamente domani vi avviserò dicendo quali sono e a quanto ammonta poi il guadagno effettivo, però ve lo volevo solo dire perché oggi ho letto l'annuncio di Binance. Questo è quanto. Le notizie, altre notizie, no, ah no, non è vero, un'altra notizia c'era, adesso ve la mostro subito in diretta anche, perché non so se avete seguito un po' la situazione di Reef. In sostanza, quello che è accaduto, vi ricordate nell'ultimo live che vi ho detto, caspita,
Alameda ha investito 20 milioni in Reef, perché di fatto Reef ha fatto uscire un comunicato ufficiale dicendo che Alameda aveva investito 20 milioni di dollari in Reef, ma non solo acquistando il token, aveva addirittura detto che si integrerà con Serum, Solana, eccetera, eccetera. Io ho detto wow, notizia pazzesca, va tenuto d'occhio. Ecco, se solo non fosse che oggi Trabucco, Sam Trabucco di Alameda Research, se n'è uscito twittando che non c'è nessun tipo di affiliazione tra Alameda e Reef, che Alameda non appoggia Reef in nessun modo, hanno solo fatto un trade over the counter, quindi in sostanza hanno deciso di fare l'acquisto, effettivamente è vero, e poi dicono non appena loro hanno deciso di fare questo trade, loro hanno subito, come dire, to brag, vuol dire hanno iniziato a tirarsela, l'hanno fatto vedere a tutti, hanno spammato la notizia ingigantendola in maniera incredibile, e quindi insomma non sono stati molto contenti, addirittura ha detto non raccomandiamo a nessuno di fare business con Reef. Ecco, bene, questa conclusione è stata proprio un colpo di grazia, perché poi di fatto Reef oggi è dumpato in maniera abbastanza importante, ha avuto una bella candela di panic sell di fatto dopo l'uscita di questo tweet. Sono curioso di vedere adesso come risponderà, se risponderà Reef, che cosa dirà. Fatto sta che se è vero questo, insomma, non è stato un comportamento corretto, perché dare un comunicato ufficiale, tra l'altro sul loro blog, sui loro media ufficiali, per l'appunto del genere, se poi è fuorviante, si rivela fuorviante, allora non è affatto corretto. Ci aggiorneremo. Bene. Ora è davvero tutto e arrivo subito da voi lasciando dietro il nostro grafico di BTC su cui ho lasciato già un paio di appunti che vi possono far immaginare quella che è la mia idea su come andare ad approcciare questa situazione. L'ho anche condiviso su Telegram, ma poi lo andiamo a vedere meglio insieme nel momento di analisi del grafico. Allora, vedo che siete tutti mega giga super ultra FOMO per Alice, questo My Neighbor Alice, che era farmabile sul Launch Pool. Tra l'altro io l'ho farmato, ma non è che fosse tutta sta roba da farmare, era un APY abbastanza basso, io l'ho farmato con BNB e non è stato tutto sto guadagno, li ho dumpati il giorno 1, perché vabbè, adesso sì, potrebbe essere un progetto interessante, però sapete bene che io preferisco far, come si può dire, maturare un progetto nel mercato, quindi far sì che sia il mercato a dargli un prezzo e non la vendita iniziale. Quindi per quello è presto per dargli un valore. Io vedo tante domande, ma è il momento di comprare, ma è tardi, è presto, come fa a essere tardi che è appena uscito? Cioè è tardi, non è certo tardi, semmai è presto, quindi attenzione a non fiondarsi dentro alle coin neolistate, perché sono una dannatissima trappola, È impossibile dargli un valore, ok? Quindi noi acquistando una coin, una cripto, un'azione, una qualsiasi cosa che non ha uno storico di mercato, ci stiamo un po' affidando al caso di fatto, perché non sappiamo quanto è stata valutata in passato, se ha dei livelli chiave, se ha un trend in essere, non c'è niente, è puro caso. Quindi io non lo farei personalmente, poi fate voi, però di certo non è tardi, ecco, questo è indubbio. Poi. Ciao Luca, prima domanda che ti scrivo. Benvenuto allora. Spero tu possa rispondere. Certo che sì. Ti volevo chiedere il tuo pensiero su Bitcoin Cash. Te lo riassumo in una singola parola. Shitcoin. Tutto attaccato. No, scherzi a parte, Bitcoin Cash era nato un bel po' di tempo fa, che era il 2017 forse, sì. Che mi ricordo che c'erano la stagione dei fork di Bitcoin, dove andavano di moda che ogni tot si forcava Bitcoin e si creava una nuova shitcoin con una scusa tipo i blocchi più grossi e quest'altra cosa qui e quell'altra cosa lì. Fatto sta che chi proponeva e faceva questi fork, nel caso di Bitcoin Cash, Roger Ver e compagnia bella, erano sempre sostanzialmente degli speculatori che volevano fare del profitto sfruttando il nome di Bitcoin. Quindi gigantesca croce sopra, è un no gigante. BTC non sembra un cap and handle? E in realtà cap and handle lo sarebbe se avesse fatto una sorta di doppio massimo qua, ok? Quindi se avesse fatto così, quindi tac e un ritracciamento per poi partire, questo sarebbe stato un cap and handle. Però il fatto è che ci ha fatto sto scherzetto qua, sta anomalia qua,
che purtroppo va un po' ad alterare la situazione, va ad introdurre una componente bearish di fatto, perché insomma c'è stato il falso break, i nuovi massimi FOMO artificiale, per poi andare a fillare probabilmente degli ordini di vendita. È questo che è accaduto. Tra poco ne parliamo, non temete. Ciao Luke, oggi è uscita la nuova coin, ecco, Alice, alle 7 del mattino e mi sono svegliato apposta per vedere come si comporta una nuova moneta al suo lancio. Possibile che nel primo minuto, con un prezzo di apertura di 0,1 USDT, è andata a valere 75 dollari? Dici che era possibile entrare quando la moneta valeva 0,1 USDT? Potresti esaminare il grafico? Guarda, te lo dico subito. In sostanza, è fuorviante anche questo, perché sì, tu vedi la moneta che all'inizio vale pochissimo, però ti rovino già la festa. Dov'è? Tra l'altro non lo fa neanche vedere qua, non c'è il feed dall'inizio. Comunque, ti volevo già rovinare la festa dicendo che sostanzialmente non è possibile entrare a quei prezzi, perché se tu ci fai caso, io sono uno di quelli che ha partecipato a molti launch pool, launchpad anche al tempo, tutte le IO di Binance, e molte sono riuscito a entrare, la maggior parte. E ovviamente anch'io avevo fatto questo ragionamento, no? Vedevo il grafico e vedevo, cioè sempre fisso parte, arriva dei prezzi senza senso in basso. E allora ho detto, ma proviamo a essere lì 5 minuti prima del listing e provare a tragattare, a far qualcosa. Addirittura ho provato a mettere dei limit order, le ho provate tutte, ma non c'è verso. Quando parte il trading c'è già cioè praticamente è come se ci fosse una candela verticale in essere e è veramente impossibile andare a fillare quegli ordini lì. Non so se qualcuno ci riesca con dei bot o come, perché di fatto qualche scambio vuol dire che c'è stato, però a mio parere, secondo me c'era una micro quantità scambiata per qualche strano motivo a quella somma lì, qualche residuo di order book, non lo so. Fatto sta che il grosso, cioè poi subito si va a spostare a una cifra molto più alta. Quindi attenzione, perché è molto molto ingannevole vedere quei grafici lì. Dunque, io volevo andare a vederlo adesso con voi perché TradingView vedo che non ha importato tutti i dati fino all'inizio. Vediamo su Binance stesso. Oh mamma mia, qua cos'è? 50% più, solo mia, accetto, ciao. Bene, ho fatto giusto, ho passato l'esame. Dunque, un minuto. È l'esame di shitcoin, probabilmente. Allora, ecco, vedete che nel primo minuto già c'è questa candela. Adesso non si può andare a mettere una risoluzione più bassa, però vedete nel primo minuto c'è una candela che va da 0,1 a 60, quindi assolutamente scordatevi di riuscire a fillare un ordine nel primo minuto di esecuzione. Probabilmente è market making interno, non lo so, però non è affatto possibile. Benissimo, torniamo alle vostre domande. Ciao Luca, lo stock to flow sembra essere un modello davvero affidabile. Sarebbe interessante capire quale percentuale di investitori lo conoscono. Fosse alta, può essere una profezia autoavverante? Ma guarda, semplicemente in questo caso non è che si parla di profezia, perché è semplicemente un modello bullish, no? È un modello che non è che ti va a dire il momento in cui succede una cosa o un'altra, ti va a dire che tendenzialmente con la scarsità il prezzo aumenta. Quindi ti dico profezia fino a un certo punto, perché è come dire se sono tutti bullish il prezzo sale, no? Ok, quindi se molti lo seguono, lo conoscono e ci credono, molti sono bullish e il prezzo tenderà di più a salire. È una cosa di questo tipo. Gentile Luca, ma non è un doppio massimo? E guarda, una sorta di doppio massimo, volendo sì, si può definire tale. Un po' anomalo perché abbiamo un higher high, se vogliamo essere precisi, quindi un massimo crescente. Se noi andiamo a vedere, tra l'altro, anche la candela settimanale, anch'essa fa sensibilmente un higher high, ok? Quindi non è esattamente un doppio massimo, ecco, è un po' diverso, è un falso higher high, se adesso ricominciamo a scendere, è da vedere, è da vedere. Ciao Luca, volevo chiederti di Nexo, hanno abbassato i rendimenti senza avvisare, ti risulta? Buona serata. In realtà hanno avvisato, tra virgolette, nel senso ne avevamo parlato.
cos'era, una o due settimane fa, non ricordo, in un live, perché effettivamente hanno segato via metà degli interessi introducendo i vincoli, no? Non c'è più, hanno messo il flex, che è quello senza vincoli, quindi prelevi i depositi quando vuoi, e il fixed, quindi tu hai 3 mesi per la liquidità e 1 mese per le cripto, di deposito vincolato con gli stessi interessi di prima. Quindi se ti vuoi tenere gli interessi che avevi prima, devi vincolare per un tot di tempo. Allora, ciao Luca, vorrei sapere se mi conviene iniziare un pack ora su Bitcoin ed Ethereum o mi conviene attendere la stabilizzazione del mercato. Guarda, questa è un'altra domanda che mi fate spesso, ma non capisco perché. Cioè, di fatto il pack è strutturato per fregarsene del momento in cui lo inizi, cioè non ti cambia nulla se lo inizi oggi, tra un mese, un anno fa. Cioè, un anno fa magari è diverso perché il passato lo conosciamo, quindi possiamo dire se è meglio o no, però adesso, tra un mese, tra 6 mesi, non cambia nulla, perché di fatto il pack è finalizzato a fregarsene del timing con cui entri a mercato. È quello uno dei suoi grossi vantaggi. A tal proposito, io vi butto lì questa idea: avevo in mente domani di fare un video dove vado a mostrare 4-5 strategie alternative di investimento di lungo periodo, alternative al classico pack, ok? Quindi sempre facili, senza impazzire dietro ai grafici a cose, però che non sia il solito pack che dici si compra una volta al mese, magari qualcosa di un po' più avanzato. Se vi può interessare, lo farò, non lo so, ditemi voi, sto facendo un po' di sondaggi. Ciao Luca, come stai? Passato un bel weekend? Speriamo di sì, ci servi in forma. Grande, grazie di questo interessamento. Ultimamente, da quando vi ho detto che nessuno mi chiede come sto, ma mi chiedete solo delle shitcoin di turno, adesso tutti mi chiedete come sto. Lo apprezzo molto. Sto provando Pancake Bunny. Ci sono delle farm con APY e APR altissimi. Potresti spiegare un po' la differenza tra i APY ed APR e come fare il rendimento massimo su Pancake Bunny? Ci sono fee anche di 5-10 euro sul claim delle ricompense. Allora sì, andiamo a recuperarlo un attimo, così. Pancake Bunny, eccolo qua, con dei nomi incredibili. Dunque, dai, dimmi che non devo per forza andare a sbloccare il fail wallet. Mi sa di sì. Abbiate un attimino di pazienza, così lo vediamo meglio. Tac, BSC. Allora, bene, onesto, del tutto onesto questo APY. No, scherzi a parte, innanzitutto, differenza tra APY ed APR. APY ha l'effetto composto, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che prevede il reinvestimento dei profitti di volta in volta. Quindi, APY, esempio, io utilizzo Nexo, io utilizzo BlockFi, Crypto.com, e reinvesto in continuazione l'interesse che ricevo. Quello è APY, yield, l'interesse composto. APR, R sta per rate, quindi non c'è l'interesse composto, è l'interesse annualizzato. Se io deposito una somma, la metto a rendita e non reinvesto i profitti di volta in volta, quello è l'APR. Quindi APR minore o uguale a APY, ok? Minore tendenzialmente. E gli interessi sono molto molto alti, effettivamente, soprattutto con dentro quelli con dentro Bunny, che io però non so se userei vista la enorme volatilità di Bunny, però vabbè, anche lì è sbagliato dire meglio usarla o non usarla, dipende dal rischio che uno si vuole accollare. Assieme al rischio c'è il rendimento. Sostanzialmente qua vai a investire dentro PancakeSwap tramite Bunny, volendo, oppure da PancakeSwap tu ottieni il token LP che avevamo visto nel nostro video sulla BSC, come si fa e che cos'è. Il tuo token LP lo vai a mettere, anziché in staking sul pool di PancakeSwap, lo vai a mettere su Pancake Bunny. Le differenze sono che hai ovviamente degli APY più alti, degli APR più alti, e poi sostanzialmente qua hai un po' di fee. Non sono molto ci sono scritte, dunque, però non tutte, mi ricordo, perché c'è da cercarle un po'. Ci sono delle fee sul profitto e sul prelievo. In particolare sul profitto c'è una fee percentuale fissa, se non ricordo male, e sul prelievo c'è una fee sul totale, ok? Quindi non solo sul profitto, ma sul totale depositato. Questo per andare a incentivare dei depositi più duraturi, per avere più
più liquidità sulla piattaforma. E quindi niente, è il solito discorso che è una piattaforma composta, quindi va ad aggregare altro rischio rispetto a quello dell'utilizzo del semplice PancakeSwap, aumentando ovviamente i rendimenti conseguenti. Ciao Luca, ti seguo ormai da qualche mese, peccato non averti scoperto prima perché sei bravissimo, ma grazie. Una domanda al volo, che ne pensi di WOS? Aia, mi cogli impreparato, eh? Prima domanda e ti deludo già, adesso andiamo a vedere che cos'è WOS, perché così su due piedi non mi dice nulla. Ultra, no, o WOS Network, non lo so. Non te lo so dire, magari prova a darci qualche info in più, così giusto per scopo di condivisione. Ciao Luca, gli afflussi e i deflussi di Bitcoin dagli exchange sono anticipatori. Esiste qualche possibilità di vederli appunto in anticipo? E guarda, in verità ci sono dei servizi che mostrano i dati on-chain come Glassnode o CryptoQuant che li mostrano in tempo reale, più o meno, con un leggerissimo ritardo. Attenzione però a dare per scontate queste cose, perché il rischio di artificialità di questi segnali è molto alto, nel senso, cioè, immaginatevi se adesso diventa una legge, tra virgolette, che quando c'è un grosso influsso di Bitcoin in exchange, allora arriva un dump. Cioè, io, speculatore, grosso capitale, multimiliardario, cosa faccio? Vado a depositare 20.000 bitcoin su Coinbase e aspetto il dump, ok? Attenzione quindi a non tirare troppo la corda su queste cose, cioè è interessante sicuramente analizzarlo e considerarlo, però mai fare delle relazioni causa-effetto dirette ed esclusive come questa, mi raccomando. Ciao Luke, volevo chiederti un'informazione riguardo Nexo. Come ti comporti con il quadro RV? Ho visto il video con l'avvocato Micheli, ma non mi è ben chiaro cosa fare. Allora, dipende cosa ci fai con Nexo, perché se tu vai a fare un deposito su Nexo, di fatto tu devi fare il monitoraggio, quindi andare a dichiarare sul quadro RV quello che hai, la giacenza che hai, e basta, nel senso quello è. Quindi Nexo ti conta come un wallet, è intestato a te, è di tua proprietà, hai fatto il KYC, quindi sono tue quelle cripto lì che hai depositato. Occorre il monitoraggio, quindi occorre la compilazione del quadro RW. Per quanto riguarda plusvalenze e tassazioni, vanno a generare giacenza che se rimane sotto quei famosi 51k, allora non è da tassare la plusvalenza, altrimenti sì, ok? Il discorso è un po' quello. Se invece uno deposita collaterale per prendere in prestito liquidità, non sta facendo una vendita e quindi non gli è tassata l'eventuale plusvalenza. Ciao Luca, cosa ne pensi di CRO attualmente? Conviene accumulare prima del lancio della Crossfire? Ma guarda, CRO, il discorso della loro mainnet non è malaccio, cioè non mi dispiace affatto, perché poi conoscendoli, che loro tendenzialmente col marketing se la cavano abbastanza bene, adesso non ricordo, era verso fine mese, no? Verso l'ultima settimana di marzo, e secondo me poi ci iniziano a fare magari qualcosina di DeFi, qualche strana applicazione per generare rendimenti, e vedi che poi inizia a generarsi un po' di FOMO. Quindi questo secondo me è un momento storico interessante per CRO. Da lì a dire è il momento di investire, accumulare, correre, è complicato, perché ci sono anche altri interessi su CRO, è difficile andare a quantificare il valore, dove pesa di più, se pesa di più una cosa o un'altra. Dipende, nel senso, fatti la tua ricerca, pensaci. Sicuramente una cosa che mi sento di dire è che la mainnet, la loro blockchain, farà da catalizzatore indubbiamente a rialzo per il valore di CRO, e questo poi va ad aggiungersi però alla componente speculativa che rende difficile prevedere di fatto l'andamento del prezzo. Dunque, ciao Luca, un saluto da Barcellona, ti seguo da un anno e grazie a te ho imparato tantissimo. Grande, chissà che bel clima c'è lì, quanto godi. Ciao Luca, quando un video su come bilanciare un wallet crypto? Ma l'avevo fatto sul ribilanciamento.
Ciao Luca, cosa ne pensi del modello stock to flow? Non sono un grande fan di stock to flow, sai, perché l'avevo detto più volte, avevo fatto anche un video un po' provocatorio volutamente, ma sostanzialmente lo stock to flow, per quanto mi riguarda, trascura la componente della domanda, va a considerare soltanto l'offerta, va a considerare il fatto che Bitcoin è scarso e sarà sempre più scarso, che sicuramente è un catalizzatore del prezzo, ma dà per scontato che ci sarà sempre domanda a sostenere il prezzo stesso. Ecco, il problema è che se la domanda manca, la scarsità non conta più nulla e quindi lo stock to flow cade. Questo è un po' il riassunto del mio punto di vista. Ciao Luca, volevo chiederti se usi un software per gestire il tuo portafoglio e capire come ribilanciare, tenere traccia di tutto considerando DeFi, SeFi, Wallet. È vero, non è affatto semplice, infatti io uso un abominevole foglio Excel, brutto come il peccato originale, e però funzionale, ecco. Ci parleresti del dump di Reef? C'è lo zampino di Sam. E infatti ve ne ho parlato e vi ho fatto un po' vedere il misfatto che c'è stato, ecco. Non lo so, molti tra l'altro hanno additato subito agli Alameda, voi avete dumpato per prendere il pump, speculatori maledetti, e loro hanno risposto dicendo che detengono ancora la maggioranza dei token. Vacci a vedere, gli Alameda di sicuro non sono famosi per la loro gentilezza, generosità e eticità, però non lo so, lì c'è da vedere un po' di chi è la colpa, cioè se davvero Reef ha fatto quella giocata lì di voler pompare il prezzo andando a dire subito hanno acquistato 20 milioni ingigantendo la cosa, è un po' più colpa loro, a mio parere. Open interest ancora alto dopo questo movimento, opinioni? Andiamolo a vedere questo open interest, perché di fatto oggi quel movimento lì che c'è stato, molto impulsivo, molto antipatico, si è innescato da una liquidazione di massa. Allora, vediamo, partiamo da liquidation, già che l'abbiamo accennato. Time 24 ore, direi, andiamo a vedere anche qua, 24 ore. Time 24 ore anche, no vabbè, all, teniamo all. Beh, comunque, qui potete vedere che sono stati liquidati 2,8 miliardi di long, boom, proprio una bombardata incredibile, e nel giro tra l'altro di meno di un'ora, è stato pazzesco, cioè nel momento in cui c'è stato questo dump finale, questa candela rossa qua terminale che vedete, questa, per capirci, questa qua, è stato lì che c'è stato 1,5 miliardi di liquidazioni nel giro di un quarto d'ora, incredibile, allucinante, e questo fa capire quante posizioni esageratamente in leva erano aperte, erano presenti, cioè qua alla fine è fisiologico che accada una roba del genere, se tiri l'elastico, tira andando a caricare di posizioni long, io mi immagino che dai 60k in su non so quante persone abbiano aperto dei long in leva esagerata, ci saranno stati breakout trader che non appena hanno visto varcare la soglia del vecchio massimo hanno caricato come dei pazzi furiosi, bam bam bam, di posizioni in leva 100x, e quindi hai all'inizio un effetto pazzesco di rialzo, chiaramente, perché fai dei market buy multimilionari, solo che vai a tirare un elastico, cioè con tutte queste posizioni 100x, non appena tu hai una flessione, un po' di selling pressure, vai ad abbassare il prezzo e inizi a liquidarle queste posizioni, cioè vai a generare una valanga poi di ordini di vendita, e quindi va a finire che hai flash dump come oggi. Ecco, questa è un po' la situazione in breve. Poi, andando invece a vedere l'open interest dei futures, andiamo a vedere un po' com'è messo. Dunque, siamo ancora, facciamo un bel 12 ore, abbiamo toccato un picco di briscoline, 23 billion e mezzo, e adesso siamo a 21, sì, spazzati via quei 2 billion lì, siamo ancora a 21, è molto molto alto, quindi bisogna fare attenzione, l'elastico è ancora tirato, guardate, è allucinante quanto è aumentato in maniera esponenziale l'open interest, ovviamente aumenta insieme all'aumentare del prezzo di Bitcoin perché è correlato, l'open interest spesso è in Bitcoin, molti futures sono cosiddetti inverse, che hanno come collaterale Bitcoin stesso, quindi l'open interest è elastico in base all'andamento di Bitcoin.
Però caspita, è ancora molto alto, quindi attenzione perché tra l'altro, se non erro, long versus short, andiamo un po' a vedere com'è la situazione, 24 ore. Allora, come siamo messi? Ma siamo più o meno in equilibrio adesso, sono forse un pelino di più gli short. Poi bisognerebbe andare a vedere anche su Binance, non so se avete visto, se lo sapete, ma c'è la possibilità di andare a vedere all'interno dei futures informazioni, trading data, qua, tac, tac, e in sostanza qua potete vedere ad esempio di Bitcoin dollaro, periodo, facciamo un giorno. Qui ci sono i rapporti, il rapporto long short dei top trader, quindi delle posizioni più alte. Sono molto long, oserei dire. In particolare oggi vedo che i long sono aumentati, quindi molti hanno fatto buy the dip. Informazione interessante questa, eh? Attenzione. Poi, rapporto long short in termini di posizioni, quindi questo numero di conti, numero di account qua. Qua invece è l'ammontare della posizione, che è differente come parametro. Andiamo a vedere com'è. Ecco qua non c'è stata una variazione significativa, vedete? Molti account sono, cioè si sono aggiunti in long, però in termini di controvalore della posizione non c'è stata variazione significativa, forse perché qui si sono incluse anche le liquidazioni che ne hanno spazzati via un bel po'. Poi il rapporto long short di tutti, quindi non solo dei top trader, andiamo a vedere l'andamento. Boom, impennato anche qua, quindi tutti long. Bisogna fare attenzione perché il rischio di squeeze mi sembra abbastanza alto. Abbiamo un 71% di account long. E insomma, 55,9% delle posizioni dei top trader, 73% degli account dei top trader. Attenzione perché lo squeeze potrebbe essere dietro l'angolo, quindi se facciamo un'altra bella leg down, insomma, beh, si potrebbe vedere una bella dip, come si suol dire. Hai visto cosa è successo a PancakeSwap? Oh sì, l'abbiamo commentato all'inizio. Ma buonasera Luca, ti ripropongo il fatto che Bitcoin si è fermato a livello 1.618 dell'estensione di Fibonacci logaritmico dal picco di dicembre 2017. Scala logaritmica e cambiare il tool di Fibonacci in logaritmico. È forse un po' macchinoso da fare in live, ma poi dagli un'occhiata perché si è fermato lì preciso, preciso. Ma no, ci proviamo. Ci avevo già provato una volta, ma poi non avevo cambiato il tool di Fibonacci in logaritmico perché non sapevo neanche che si potesse fare. Allora, dal bottom del 2017, giusto? Aspetta che mi rileggo il tuo messaggio. Dal picco, scusate, di 2017, vediamo. Quindi, dal top qua. E fino all'estensione, fin dove? Dunque, vediamo. Allora, innanzitutto mettiamo logaritmico, tac. Poi prendiamo il top del 2017, prendiamo Fibonacci, lo facciamo partire da qui. Tac, da qua giusto? Dovrebbe essere. Poi proviamo a metterlo in scala, dov'è? Logaritmica, tac. Ed effettivamente si è fermato esattamente a 1.618. Ho fatto giusto stavolta, hai visto? Si è fermato esattamente sull'1.618 logaritmico, l'ha sfiorato, tac. Curiosa, come cosa? Interessante. Guarda, non avevo mai usato Fibonacci in scala logaritmica. Io tendenzialmente non uso molto i grafici in scala logaritmica, proprio in generale, non solo con Fibonacci. Però questa è una cosa sicuramente curiosa. Se varrebbe la pena magari provare a fare qualche analisi, qualche altro riscontro sul Fibonacci logaritmico e vedere come si comporta. Fatto sta che per il momento è vero, ha fatto da top locale. Vediamo un po' poi come andrà nei prossimi giorni. Adesso io ritorno alla scala lineare e al nostro grafico e alle vostre domande. Allora, eccoci. Oh mamma mia, sarà l'ottava volta che leggo la domanda su Alice, sempre la stessa, io vi avviso, che poi banno, io banno se spammate, fate i bravi. Ciao ragazzi, prima volta, purtroppo sto lavorando e non riesco a seguirvi completamente, ma non importa perché tanto tra poco, finito il live, io ricarico il tutto su YouTube per la differita, quindi il contenuto rimane. Se magari hai da fare qualche domanda, ok, tu falla pure e poi magari prima o poi ti leggo, se riesco ti leggo già in diretta.
altrimenti puoi mandarmela su Telegram o su Discord. Ciao Luca, ciao Super Luca, anzi grande, qual è secondo te la piattaforma più sicura di DeFi dove mettere un po' di stable a rendita? E dunque di DeFi in sostanza qual è la più sicura? Io utilizzo Curve, che la reputo una delle più sicure in assoluto, però ha le fee di Ethereum. Se si vuol parlare di una piattaforma di DeFi a basse fee, io userei PancakeSwap tra tutte, perché non ci sono cavoli, a quella che cuba più liquidità e su cui ci sono più occhi anche da parte di CZ, che ha listato il token su Binance. Quindi ti direi Pancake dal punto di vista BSC e Curve su Ethereum, mi sento di dire, che è una delle più sicure, oltre a SushiSwap, che però non so se ha dei pool interessanti sulle stable. Secondo me senza impermanent loss no. Grande Luca, hai già fatto un tutorial per le opzioni di Binance? Guarda, non mi piacciono tanto su Binance, ti dico la verità e te lo dico da fan di Binance. Io preferisco usare ancora Deribit per le opzioni e ho fatto un gran bel tutorial che puoi trovare diviso tra l'altro in 3 o 4 video. Ciao Luca, ti sto seguendo da qualche settimana e ho già imparato tantissimo, ma è veramente un piacere, sono contento. È il mio obiettivo dare informazioni a chiunque in maniera gratuita e continua a costo di martellarvi. Se avete domande potete sempre farle, sapete come trovarmi, come raggiungermi, oppure usate queste opportunità in live per fare domande che possono essere utili a tutti. Ciao Luca, con il volume profile usi anche la funzione delta? In realtà no, ti dico la verità, io guardo soltanto le aree a maggior volume accumulato, niente di più, niente di meno. Il delta è un po' più utile secondo me nei trade più di breve, però non sono ancora abbastanza pro da scalpare utilizzando l'order flow, non l'ho mai fatto sinceramente. Ciao Luca, primo live, complimenti per tutto, ma sto maglioncino non ti dona. Beh, è verde, dai, ho preso qualcosa di verde, volevo essere bullish. Che target daresti a VTO? Allora, andiamolo a vedere. Non lo analizzo, mi sa, da 650 anni. Tra l'altro non c'è in Bitcoin, stavo per dire. Allora, insomma, è un po' difficile da dire, eh? Perché effettivamente sta andando, è in price discovery, quindi non ti posso neanche dire, ci sono delle resistenze, dei livelli target. Non lo so, veramente non lo so. Posso chiedere alla sfera di cristallo, ma non, di solito non è molto brava con le altcoin. Non te lo so dire, è in price discovery, niente. Ciao Luca, per vendere un NFT su OpenSea devo prima comprare Ether, poi trasferire Ether su MetaMask e poi da MetaMask ad OpenSea, giusto? Esatto, in realtà OpenSea si integra con MetaMask, quindi tu lo puoi lasciare su MetaMask. Quindi devo pagare il gas due volte. Allora, per trasferire gli Ether dall'exchange a MetaMask e poi paghi la transazione. Però da MetaMask a OpenSea tu non fai un altro spostamento. Ma che tu sappia, quelli che vendono NFT a 2, 3, 70 milioni sono artisti già famosi, già conosciuti, o sono solo persone qualsiasi particolarmente fortunate con la vendita? Sono persone conosciute, cioè alla fine c'è un po' questo movimento, no? Che è ancora underground della criptoarte, che però vede già degli artisti, dei nomi importanti. E sicuramente se io faccio un NFT non viene venduto a 70 milioni, ma magari appunto ci sono anche dei personaggi famosi, no? Gli influencer su Twitter, qualcuno di quei personaggi lì che fa la sua cavolata di NFT, lo vende, e magari solo perché è famoso qualcosa tira su, però quella è roba veramente senza valore. Io credo che abbia senso acquistare un NFT se lo si fa di appunto un artista famoso, una persona che ha dato un significato reale al suo NFT, non solo hype sui social, ecco. E quindi niente, la mia risposta è un po' quella. Se speravi di fare un NFT e provare a venderlo a 70 milioni, secondo me avrai un po' di difficoltà. SushiSwap o Uniswap? Dipende. Cioè io tra i due preferisco Sushi per dare liquidità, perché hai dei rendimenti migliori di fatto. Però dipende da cosa vuoi fare. Alcune copie su Sushi non ci sono, alcune hanno meno liquidità, bisogna un po' vedere il contesto, ecco. Che ne dici di ciò che è successo a Reef? Ne abbiamo parlato, un po' di casino.
Cioglio, perdona la domanda, per voi esperti sarà scontata. Non ti devi preoccupare di fare domande banali, anzi, benvengano le domande banali. Quando mi collego su Ledger Live sul PC, mi chiede di aggiornare il firmware. Non l'ho mai fatto perché ho paura di fare qualche casino. Cosa rischio se non lo aggiorno? Lo stavo per fare, ma mi ha chiesto se avevo le chiavi private, ma mi sono spaventato. Ho il timore che si impalli quando aggiorno e perdo tutto. Ci sono rischi nella procedura? Guarda, domanda completamente legittima, anzi, meno male che l'hai fatta, perché andare ad aggiornare il firmware è molto importante. I firmware vengono aggiornati proprio per implementare nuove funzionalità e per migliorare la sicurezza. Se loro trovano una falla nella sicurezza, loro la vanno a sanare e poi la rilasciano nella versione successiva del firmware o dell'applicazione. Quindi una delle cose più importanti, se si detiene un hardware wallet, è avere il firmware sempre aggiornato all'ultima versione. Non ti preoccupare, perché non succede niente se tu hai scritto i seed, se hai le tue chiavi private a portata di mano, perché alla peggio che succede qualche casino nell'upgrade, che lo stacchi a metà, che ti si impalla, tu lo puoi sempre inizializzare allo stato di fabbrica e poi ti reimporti il tuo portafoglio col seed e ti ritrovi esattamente tutte le coin che avevi prima, ok? Se tu hai il tuo seed, tu non corri nessun tipo di rischio. Addirittura se ti esplode il ledger, cosa che dubito ti succederà, tu comunque col tuo seed puoi andare a importare il tuo wallet in un'altra applicazione, in Trust Wallet, in Exodus, sul Trezor se avevi il Ledger, perché comunque è uno standard universale, quindi non temere nulla. E aggiorna il firmware, mi raccomando, è molto importante. Oggi un bagno di sangue tra Bitcoin e Reef, ma no dai, non esageriamo. Conosci Waves Exchange? È abbastanza affidabile, hanno degli API interessanti sullo staking. Purtroppo non ho mai approfondito il mondo Waves, però dovrei farlo. Ma cos'è questo azzurrino? Aspettavamo verde, ma c'è una luce che mi fa, che falsa il colore. Questo sembra un azzurrino un po' così, ma in realtà è verde, cioè giuro che è verde, non sono daltonico. Ciao Luca, per favore parla della carta Wirex, non permettono più di fare ritiri. Oddio, mi è saltata la chat. Dov'era? Beh, comunque ho visto che ci sono un po' di... c'è un po' di, come dire, di malumore nella community di Wirex, perché innanzitutto hanno introdotto, ma questo forse già da un po', delle fee altissime sugli account inattivi. Quindi se tu hai un account inattivo per più di 12 mesi ti iniziano a far pagare una fee che è, cos'è, $5 al mese, $5 al mese. Se superi i 18 giorni, udite, la fee sale a 0,003 bitcoin al giorno per ogni account crypto, cioè praticamente si chiama estorsione questa. E ho visto che, cioè leggevo che effettivamente molti adesso stavano cercando di prelevare, di muovere fondi eccetera, e glieli hanno bloccati. Io questo non lo so, perché non uso più Wirex da quando praticamente uso esclusivamente crypto.com, da un annetto ormai, e non sono tanto più sul pezzo anche nei gruppi, nelle community di Wirex, non li sto più seguendo, quindi mi dovrei informare. Però ho letto anche in alcune community italiane che di fatto alcuni utenti hanno avuto questo disservizio, e quindi c'è da vedere un po' come, se rilasciano una dichiarazione ufficiale. Io per curiosità ero andato a vedere, ma non c'era ancora nulla di dichiarato ufficialmente, ecco. Ciao, puoi spiegare quando spieghi alcuni termini tecnici che non capisco? Grazie, sì, hai ragione, dovrei darmi la regola di spiegare meglio magari alcuni termini complicati. Lo farò. Ciao Luca, che differenza c'è tra Segwit e Native Segwit su Ledger Live? Allora, sono due standard diversi per la generazione degli address, in sostanza, per l'invio delle transazioni. Il Native Segwit, se non erro, è quello che inizia... no, è il Back32, perché io so che c'è il Legacy, il Segwit e il Back32,
Il Back 32 è quello che inizia con BP1, il Legacy e il Segwit iniziano con 1 e 3, non ricordo più qual è uno e qual è l'altro, ma più vai sul nuovo standard e più la transazione è leggera, quindi ti costa meno di fee, appesantisce meno la blockchain, perché la transazione è, pesa meno byte proprio, e quindi conviene, sempre se è supportata dal destinatario a cui tu stai spostando, usare sempre l'ultima, quindi se supporta Back 32 usare sempre Back 32 e usare Legacy solo ove non c'è alternativa, ecco. Allora, dove siamo finiti? Ciao Luke, terza live dall'Olanda, grande. Domanda da Newbo, ci fai vedere come si fa su Binance a comprare asset che non sono nel menu compra con deposito di cassa? Bisogna eseguire un ordine a mercato e quindi ad esempio avere USD nel portafoglio? Ma guarda, io ti direi, ho fatto un tutorial di Binance dove ho spiegato tutto per filo e per segno, però sostanzialmente tu puoi andare a fare trading, anche converti banalmente, oppure base, e se hai dei BTC, degli euro, degli USDT, anche direttamente da converti, tu fai, USDT, metti 500, voglio comprare i bitcoin, anteprima della conversione mi dice quanto valgono 500 USDT e tu fai i converti e basta, il tuo acquisto è fatto, tutto lì, super easy. Se vuoi poi un tutorial approfondito su Binance ti scillo il mio, ovviamente, che lo fa, dura solo 40 minuti, veramente perfetto prima di andare a dormire, ti addormenti come un bambino. Adesso andiamo a vedere i grafici, però, perché è l'ora del grafico. Allora, iniziamo da Bitcoin, visto che ci fa dannare, ci fa pensare un po', ma che succede qua? Allora, succede questo. Succede che noi eravamo rimasti a questa fase rialzista, di fatto, che andava a cercare l'high. È andato a cercarlo e l'ha trovato, e ha trovato un higher high, di fatto, perché l'altro ieri, tra sabato e domenica, nel weekend, movimenti folli nel weekend, siamo arrivati a 62.000 quasi e poi li abbiamo persi subito. Quindi mega FOMO il giorno dei 62.000, perché è all time high, caso mediatico, dappertutto se ne parlava. Poi giorno dopo giornata insulsa e oggi, ahimè, c'è stata quella liquidazione di massa che abbiamo visto prima, che ha innescato, che ha generato questo effetto palla di neve ed è andata a riperdere il breakout che abbiamo fatto. Per breakout, io, cioè, solitamente con movimento di breakout intendo l'ultima leg up avvenuta su un time frame di riferimento, che in questo caso è il giornaliero. Per leg up, visto che meglio spiegare alcuni termini, io intendo l'ultimo movimento a rialzo, no? Leg up in inglese significa proprio una leg, è la gamba, ma in questo caso più che la gamba è proprio il movimento verso l'alto, che parte dall'ultima fase di pausa, ok? Quindi abbiamo avuto leg up numero 1, poi pausa, una candela sola ma comunque una pausa, e poi la leg up che ha portato al breakout, perché ha rotto i massimi, è questa la candela che ha rotto i massimi. Quindi questa candela diventa un riferimento da tenere sotto controllo per valutare poi se eventualmente il breakout sarà vero o falso. In particolare, se il breakout poi viene confermato, il che vuol dire che nei giorni seguenti il prezzo si sofferma sopra il livello rotto, allora il breakout è ufficiale. Altrimenti, se la candela viene assorbita, cosa che vuol dire andare a finire qua sotto, cosa accaduta oggi, allora un falso breakout. Non benissimo. Ci sono addirittura due possibilità di andare a identificare un falso breakout. La prima è quella che abbiamo detto, quella un po' più estensiva come requisito, perché richiede di andare a assorbire l'intera candela. Altrimenti qualcuno già definisce falso breakout qualora noi andiamo a prendere il livello rotto, i precedenti massimi, e poi ci chiudiamo sotto. Quindi se avessimo chiuso anche qua non avremmo mangiato la candela, ma sarebbe stato comunque un falso breakout secondo quella definizione. Ovviamente la definizione più estensiva dà anche una maggior sicurezza di falso breakout, tra virgolette. Quindi, in sostanza, adesso dobbiamo vedere, numero uno, come chiude la candela di oggi, perché sì, sono le 7 di sera, ma la giornata non è ancora terminata, quindi potrebbe ancora esserci un impulso rialzista improvviso che ci ricatapulta sopra
sopra al vecchio top, ok? E in quel caso lì sarebbe uno scenario bullish perché scatenerebbe domanda. Altrimenti, se andiamo a chiudere, a confermare il falso breakout, quindi andare a chiudere qua sotto, allora la situazione cambia. Bisogna un attimo riassestare le proprie posizioni, riassestare i propri scenari per trovarsi pronti al prossimo movimento, quindi andare a ipotizzare come costruire la posizione consapevoli del fatto che non siamo più in price discovery, non siamo più in una fase di breakout avvenuto, ma siamo ancora nella fase precedente, ok? Siamo nella fase in cui non abbiamo ancora rotto i massimi, ci troviamo ancora a navigare in questa sorta di range che va dai 45.000 ai 58.000, il che non vuol dire ovviamente che dobbiamo aspettarlo a 45.000, sia ben chiaro, stavo solo delineando il range, ok? Adesso andiamo a vedere quali sono i livelli un po' alla volta e andiamo a vedere come costruire la posizione e come valutarla. La prima cosa da tenere in considerazione, oltre al discorso del falso break, è proprio questo cluster, ok? Noi avevamo fatto questo cluster di prezzo che va tra i 57.300 e i 57.900, questo, tac, tac, questa candelina, che effettivamente è andato a fare una pausa accumulativa tra questa leg up e il breakout, quindi ha fatto una pausa appena prima del breakout, ha consolidato subito qua sotto. Quel livello lì, complice il fatto che confluisce appunto con la resistenza massima, che è quella dei vecchi massimi storici, diventa un livello chiave da tenere sotto controllo. Quindi questo è il nostro riferimento attuale. Se noi lo andiamo a perdere oltre al falso breakout, abbiamo, che poi le due cose si sovrappongono, io le sto scorporando perché sono due segnali distinti, però praticamente è la stessa cosa perché i livelli sono quelli, però avremmo una perdita di struttura. Vedete che qua c'è il clusterino che sostanzialmente è nato come supporto prima del breakout e adesso è stato perso, quindi potrebbe diventare resistenza. E questo era un po' lo stesso discorso che facevamo qua, se vi ricordate, no? Di breakdown e bearish retest per andare eventualmente a cercare lo short addirittura. Ecco, qui sicuramente è una situazione diversa perché abbiamo appena fatto un nuovo massimo, abbiamo negato il nuovo massimo. Qui invece avevamo fatto il top e poi abbiamo avuto un dump abbastanza importante che è andato a perdere il livello precedente. È simile, però forse la situazione di adesso è un po' più dubbia, perché di fatto è stata innescata molto di più da liquidazioni e quindi va a intaccare un po' meno il bias di fondo, servono un po' più di conferme di quelle che ne servivano prima. Comunque notate la similitudine, ok? Cluster tra due leg up prima del falso movimento, cluster tra due leg up prima del falso movimento. Pertanto si può tenere come riferimento proprio questo costrutto qua, ok? E andare a comportarsi in maniera simile, ovvero se adesso noi uno chiudiamo qua sotto, abbiamo il primo segno di conferma del falso break, due lo confermiamo anche nei giorni successivi perché effettivamente come abbiamo fatto un falso breakout possiamo fare un falso breakdown e domani recuperare già il livello, sapete Bitcoin fa anche questo, anzi lo fa molto spesso, quindi attenzione prima di correre in posizioni, è sempre, non c'è fretta, nel senso non preoccupatevi di correre, a voler entrare a tutti i costi long o short adesso, perché non fa la differenza andare ad aprire una posizione un giorno piuttosto che un altro, a meno che ovviamente non vogliate fare intraday, non vogliate fare movimenti super speculativi, ma se volete costruire una posizione di medio periodo non abbiate fretta, davvero non ne vale la pena, è più il rischio di sbagliare con la fretta. Quindi il secondo segno è un po' di conferme, quindi di permanenza qua sotto, più conferme ci sono e più di fatto diventa ufficiale l'avvenuto falso breakout. Terza cosa, il riapproccio con questo cluster, 57.5. Questa sarà la cosa più importante in assoluto, perché adesso, prima o dopo, io mi immagino, certo domani può esserci un altro dump e non lo rivediamo più, però vista che comunque c'è FOMO, c'è un macro bullish e tutto quanto, io mi aspetto che un retestino dal basso ce lo vorremo fare o no? E quindi
L'approccio con questo livello, qualora dovesse avvenire, sarà veramente importante da osservare, perché anche qui, guardate, se si ripete una cosa simile, ovvero bearish retest, come si suol dire, noi lo andiamo a ritestare e subito la domanda, l'offerta, ci dà uno schiaffone e ci affossa, assorbendo il movimento, ulteriore conferma di bias ribassista, falso breakout, eccetera, eccetera, eccetera. Al contrario, se ci rimaniamo dentro oppure lo scavalchiamo, allora l'offerta non è che sia così vigorosa, ecco, e quindi ci sono maggiori probabilità poi di continuazione rialzista oppure magari di creazione di una nuova fase laterale in prossimità del top. Questo è tutto da vedere. Ripeto, questo è il motivo per cui non c'è fretta, ok? Perché prendere posizioni di fretta può avere senso se noi vogliamo aprire una posizione di breve. Mi spiego meglio. Esempio, guardate, se qui andiamo sul time frame 4 ore, noi torniamo comunque ad avere quest'altro livello che avevamo marcato come livello di supporto. 53.005 fino a 55.000. Questo range, ok? Vedete? Range high, range low, pull. Pool. E come vedete questo livello di fatto ha preso più volte della liquidità, ok? Quindi rimane ancora valido. Se si voleva costruire una posizione rapida, si poteva utilizzare questo livello qui. Io stamattina avevo provato giochicchiando con l'intraday, che sapete ve le condivido ancora le mie posizioni intraday quando le vado a prendere. Io avevo visto l'inizio di leg down, avevo visto questo clusterino qui sui 30 minuti e avevo detto sa short qua per poi andare a riprendere la leg down successiva, cosa che non è mai avvenuta perché poi è andato subito ulteriormente a ribasso, quindi miss. Cose che capitano spesso nell'intraday. In ogni caso, questo per farvi capire che cambia il time frame, cambia l'operatività, cambia la fretta e la velocità con cui bisogna approcciare il mercato stesso. Se noi vogliamo costruire posizioni di copertura short, di long che vada a prendere tutto il movimento, comunque di medio lungo periodo, non ci importa nulla di andare a aspettare la mattina dopo o farlo subito il giorno stesso, anzi la fretta, ripeto, toglie delle conferme, magari ci rovina la posizione. Tornando a noi, quindi, al momento la situazione è questa, è dubbia, bisogna capire innanzitutto se confermiamo il breakdown, come andiamo a riapprocciare questo livello e se lo riapprocciamo, perché se non lo riapprocciamo neanche e buchiamo anche quest'area, allora la forza ribassista va a intensificarsi e in quel caso, cioè sia che andiamo a fare il retest e assorbimento da parte dell'offerta, sia che continuiamo a ribasso, allora gli occhi li possiamo tenere su 52k, il nostro solito livello cluster qua giù, 49.003, quest'altro cluster qua giù, e sostanzialmente questa è una buona discreta area di accumulazione sotto ipotesi che appunto questa fase sia accumulativa, perché poi se prendiamo posizione qui e ci viene negato, ovvero cioè andiamo più a ribasso, capite bene che questa non è più un'accumulazione ma rischia di diventare un top, quindi attenzione a non essere sempre fissati su un unico scenario, perché immaginatevi anche il caso peggiore in cui adesso andiamo un po' avanti ta 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 ta, e poi perdiamo anche questo, cioè se perdiamo i 45k è una cosa lontana e sicuramente nessuno di noi lo vuole vedere, quindi noi tendiamo ad allontanarlo, ma se succede come vi comportereste? Bisogna pensarci. Da lì io ovviamente non vado a cercare il long perché sono già long come al solito, io vado a cercare lo short, vado a cercare la copertura short. Per il momento è ancora presto perché, ripeto, ci vuole un po' più di conferme, cose di questo tipo, però se andiamo a fare un bel bearish retest io vado già a cercare una prima piccola copertura short. Se poi andiamo a perdere quest'area io vado a cercare la mia copertura short, ogni supporto che andiamo a perdere io vado a cercare la mia copertura short con target iniziale questo.
Se perdiamo anche quello, ovviamente la copertura short incrementa ancora di più perché aumenta la portata del movimento ribassista. Però, ripeto, questo è un proiettarsi troppo in avanti. Rimanendo ancorati al presente, la situazione è esattamente quella che abbiamo visto finora. Quindi noi ci riaggiorniamo poi nei prossimi giorni vedendo la reazione che Bitcoin ha avuto. Tanto oggi è lunedì, io ci sarò, vi tengo compagnia fino a venerdì, quindi su Telegram seguitemi perché ogni giorno io vi analizzo Bitcoin e dico quello che mi sembra e come vado a modificare la mia operatività. Per adesso manca la conferma iniziale e manca la conferma del retest, quindi stiamo a vedere. Poi, ecco, una cosa curiosa è che con questo dump le altcoin non hanno dumpato, anzi, la dominance è scesa. Quindi le altcoin stanno giovando, il che significa che non sembra esserci una fuga di capitale, ma sembra che questo dump sia circoscritto al fatto che ci sono state queste liquidazioni di massa. E questo dà un retrogusto bullish, no, al tutto. E però è anche lì, è da vedere, perché non bisogna farsi ingannare da queste cose, perché potrebbe voler dire tutto e potrebbe non voler dire niente. Ethereum, il mio long, il long peggiore che abbia fatto nell'ultimo per... No, scherzi a parte, io sono ancora dentro long con il mio stop loss qua giù, qua sotto, e lo tengo lì, lo tengo così, vediamo un po' come va. Di certo non è ben messo, lasciatemelo dire, perché c'è questa punta e sapete io cosa ne penso delle punte. Però la posizione era quella, ho voluto fare la posizione un po' ad alto rischio e me ne assumo assolutamente le conseguenze. Poi Reef adesso si sta un pelino riprendendo, vediamo un po' come si andrà a risolvere questa favoletta. Si è ripresa Reef, adesso qualcuno magari gli alla meta dicono no, ho cambiato idea, no è vero, siamo partner, amiconi, perché poi hanno ricomprato, maledetti alla meta, cioè, ne sanno una più del diavolo. E poi la capitalizzazione totale, anche lei vedete che mostra il falso breakout, tac tac. Qui c'è un po' più di confusione con i cluster di prezzo e con la struttura e in effetti non abbiamo ancora l'inversione di struttura. Quella che abbiamo, scusate, quella che vi ho evidenziato prima invece come potenziale inversione su Bitcoin. Nel passato ha funzionato meglio la cap totale perché guardate qua c'era il cluster che ha tenuto storicamente e invece su Bitcoin era stato mangiato e retestato, quindi stiamo a vedere anche questo grafico che potrebbe essere utile. Qui abbiamo un livello chiave che stiamo approcciando, vediamo come caspita lo approcciamo. Questo è quanto direi, 1:08, mamma mia quanto ho parlato. Il grafico di cava Bitcoin, sì dai, non posso non rispondere più neanche a una vostra domanda perché è un mio dovere morale. Cava Bitcoin, vedete, noi lo cercavamo la chiusura lì sopra, ma non ce la fa, non ce la vuole fare. Vi ricordate cosa abbiamo detto l'ultima volta? Eravamo rimasti con grafico settimanale sott'occhio perché era andato a prendere la liquidità fin qua. Chiusura settimanale qui sopra, ricerca long, ha chiuso qui sotto, schifo di grafico, assorbimento, falso breakout anche qui, fatto sta che rimane compresso in questo range con un pool di offerta fortissimo qua sopra, questa è tutta offerta, schifo. Non ci siamo, purtroppo si rimanda l'eventuale long a un'altra presa di liquidità che adesso deve andare ancora più in alto e una chiusura di nuovo del settimanale qui sopra. Questa è la punizione per andare a sporcare i livelli con dei falsi movimenti. Questo è il motivo per cui odio i falsi movimenti, che queste shadow lunghissime sui time frame più brevi si vanno a tradurre in punte, le famigerate punte. Amici, io con questo vi saluto perché vi ho annoiato fin troppo, secondo me. Vi lascio andare a cena, noi ci vediamo come sempre mercoledì alle ore 19, sì, non è più alle 21, alle 19. Stavo facendo casino perché se volete passare un po' di tempo con me anche domani in live, oltre al video che pubblicherò sul mio canale, mi trovate sul canale di Emiliano Afterside Crypto. Vi ricordate che abbiamo fatto il video insieme recentemente? Ho invitato lui da me, adesso vado io da lui, facciamo come i migliori amici a distanza.
distanza. Oggi vieni tu da me, domani vengo io da te. Però, vista che la situazione è questa, lo facciamo online. No, scherzi a parte, vi consiglio di seguirmi anche domani se vi va, così abbiamo l'analisi a due teste. Io nel frattempo vi ringrazio per avermi seguito, grazie a chi si è abbonato al mio canale. Ricordo che con Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente al mio canale Twitch per voi a costo zero e mi fate una piccola donazione, io davvero vi ringrazio di cuore, ma va rinnovato ogni mese, non c'è l'autorinnovo con Prime, hanno voluto complicare un po' le cose. E per il resto noi ci vediamo, ripeto, mercoledì e tutti i giorni sui vari canali social. Buona serata e alla prossima!